europea di fronte l'Inter campione d'Europa, detentrice della Champions League, e l'Atletico Madrid che si è aggiudicato l'Europa League. All'inizio prova subito Sneijder a sorprendere De Gea, dopo il rimbalzo un gran destro, poi traversone di Eto'o, opportunità per Milito con tiro deviato in corner. Ma non è stato certo a guardare l'Atletico Madrid, che qui ha chiesto in vano un calcio di rigore per intervento di Chivu su Agüero, che era in posizione vantaggiosa, si è appoggiato su di lui, ha spinto Chivu. Busacca, l'arbitro svizzero, non ha ritenuto di dover concedere il calcio di rigore. Poi una chance per Samuel, che proprio al limite dell'area piccola trova il varco, colpo di testa fuori. Cerca lo spunto, Eto'o sposta la palla sul destro, non inquadra però il bersaglio. Gara molto equilibrata. Negli ultimi 10 minuti del primo tempo più Atletico Madrid. Qui Agüero distratta la difesa nerazzurra, poi insiste ancora l'Atletico, nuova opportunità per Agüero. Destro fuori, colpisce male d'esterno. E dunque 0-0 dopo il primo tempo. Chiedo in azione Forlan, è una situazione di 3 contro 4 con Reyes che va a cercare il gol e la grande parata di Julio Cesar. Siamo sullo 0-0, poi ancora prova l'Atletico Madrid, non sponda Agüero ma insiste nell'azione Reyes che salta Maicon e sorprende sul primo palo Julio Cesar, stavolta non all'altezza della sua bravura, perché doveva e poteva chiudere meglio, riesce soltanto a smorzare ma non basta con la mano destra. E poi ancora Atletico Madrid è pericoloso, qui respinge Chivu, inquadrato l'arbitro svizzero Busacca. Cambiasso ancora per rileggere la situazione vista poco fa con Milito, che era però appena al di là della linea difensiva dell'Atletico Madrid. Dunque ancora riguardiamo le azioni salienti di questa gara, 36esima edizione della Supercoppa Europea. Simão, Lucio era andato a chiudere a destra perché Maicon era fuori posizione, e allora Agüero, il più facile dei gol per lui, ma grande senso della posizione e fiuto della rete come sanno fare i grandi attaccanti. E dunque 2-0 per l'Atletico Madrid. Salvatore Bagni.